Roberto Poletto. Allora, Poletto Group. Intanto, allora, tu sei lo sponsor qui di queste giornate emozionanti e coinvolgenti, molto belle, di questo campionato nazionale ANSA e di tutto quello che è lo spirito che rappresenta. Però la prima cosa, voglio parlare della tua azienda. Che cos'è Poletto Group? Cosa fa? Di cosa si occupa? Come l'ha inventata? Un po' la storia, no? Allora, la storia, il mio papà ha cominciato con la bicicletta e il carrettino a portare quattro pacchi dal paesello alla stazione di Padova, e qui siamo cresciuti. Poi praticamente è venuta la seconda generazione, che sarei io praticamente, e i miei fratelli e tutto quanto quello che va dietro, abbiamo portato a livello internazionale praticamente. Siamo un gruppo adesso, abbiamo diverse quote societarie in giro per società di distribuzione di materiale in tutta Europa. Ci dedichiamo a 360 gradi quello che è il trasporto e la logistica, quindi abbiamo un'azienda completa. Comunque siamo sempre una piccola famigliore di 100 persone, a fine mese il mal di testa c'è praticamente, però siamo contenti perché abbiamo delle persone fidelizzate che sono veramente bravi. Poi il vostro claim, molto bello, a me piace molto: delivering your passion worldwide. Esatto. Cioè spediamo, distribuiamo la vostra passione. Esatto. Beh, questa è stata, diciamo, abbiamo fatto diverse frasi similari, diverse, in italiano, in inglese, e poi abbiamo fatto, diciamo, come una specie di date a tutti i nostri dipendenti, e loro hanno deciso loro qual era la frase che si maggiormente si adattava a noi. Certo. E è venuta fuori questa frase, diciamo, ecco. Voglio anche precisare, non so se tu hai visto il simboletto. Sì, sembra un compasso. No. Che cos'è? Allora, i navigatori cosa facevano? Ah, il sestante. È il sestante. Un sestante stilizzato. Vedi, un compasso, un sestante. Sestante stilizzato, perché così anche senza la corrente bellissimo riusciamo ad andarci. Bello, esatto, bello, esatto. Molto bello, molto interessante. E qui mi porto, allora, delivering your passion, la tua passione comunque ti ha portato, sei anche un uomo di una città di mare, hai fondato, oggi è stata consegnata la bandiera La Vela per Tutti, tu sei tra i fondatori del Vela Mestre per Tutti, questo che era una onlus, poi è diventata una SD oggi. Come ti sei coinvolto in questa, allora, in questa situazione? Io vengo dall'altura, diciamo, e quindi facevo parte... La passione di vela già c'avevi? Già c'era praticamente, facevo parte del direttivo del Circo Vela Mestre, quindi è la mia casa anche questa praticamente. Poi sai, le cose ti stancano un po', i progetti poi finiscono, e mi ero un po', diciamo, come si dice, allontanato. Poi il mio presidente, perché lo classifico sempre il mio presidente, Giancarlo Moretto, dice: no, non possiamo perdere un'anima come la tua. E ho detto: guarda, il povero Cristo che praticamente gestiva questa cosa, il Signore l'ha chiamato. È una persona carissima, perché è veramente una brava persona. Fa: devi prendere in mano questa cosa. E 3 anni fa mi sono trovato alla prima riunione. Allora avevo 2 o 3 atleti, avevo i miei collaboratori, eravamo 7-8 persone. Allora io ero praticamente nudo di questa cosa, perché non avevo mai affrontato, certo, in maniera, diciamo, questa disabilità. E poi un bel giorno mi sono detto: no, ho creato un po' un motivo mio, no? La vita mi ha dato e io devo dare. E quindi questa cosa... Che ti emoziona? Sì. Bravo, bello, ma emozioniamoci. Delivering your passion, delivering also the emotions, why not? Assolutamente, giusto così. E... ci sediamo al tavolo, cosa facciamo? Allora sai, Roberto, abbiamo queste barche da sistemare, c'è il carrello che serve, e abbiamo solo un'ANSA 303. Bene, allora domani ordiniamo l'ANSA. Questi mi guardano, come sì? Domani si ordina un'ANSA, bene. E poi? E fa: potremmo fare degli allenamenti, perché facciamo anche con la USL, facciamo dei corsi. No, dobbiamo fare un passo veloce, ho detto io, non si può stare così. Allora intanto tutte le regate del Trivento le facciamo tutte. Il campionato nazionale sulle Marche andiamo a farlo. E poi c'è, ho detto, a ottobre il campionato mondiale. Questi mi guardano, dicono... Siamo andati al campionato mondiale, no? E quindi là ho avuto modo di conoscere tutto questo mondo che Tisci, Carmelo, tutta questa gente che abbiamo lavorato assieme, e siamo cresciuti.
E abbiamo... Il mondiale era quello di Palermo. Eh sì, una cosa stupenda, veramente bellissima. E poi... questo mi piace il tuo spirito, anche il fatto che tu nel ricordare queste cose, questo percorso ti emozioni nel pieno di un evento dove io ti ho visto, hai fatto i briefing la mattina, spieghi alla gente la logistica, hai organizzato tutto un albergo unico per tutti quanti, cioè c'è un coinvolgimento tuo veramente con le mani, quando si dice le mani in pasta, no? Esatto. Assolutamente totale, quindi non è una cosa fredda e distaccata, quindi questo mi piace. E allora ti chiedo, Dove può arrivare questo movimento? Quanto ancora si può crescere? Perché siamo arrivati a un mondiale, siamo arrivati ad avere un campionato nazionale, una festa, la bandiera, la prima bandiera della Federazione Vela, la vela per tutti. Come si continua e perché? Ma guarda, oggi è il banco di prova, perché quando praticamente io ho chiesto diciamo all'organizzazione del 303 vorrei organizzare il nazionale, e loro mi guardano, dico guarda che la concorrenza è forte. Ci sono diversi circoli importantissimi, punta alla, cioè nomi blasonati, ok. E alla fine ha detto, ma perché poi qual è il problema? Io ho organizzato il zonale, ho organizzato l'interzonale, quindi, certo. Cioè, quindi tutto un percorso. Esatto. E loro mi hanno detto, no, Roberto si sta facendo un mazzo così, glielo diamo a Roberto. Questo è il risultato. Se dopo tre giorni il risultato è buono, ci sto facendo un pensierino per l'europeo, vedi. Notizia, abbiamo dato lo scoop, vediamo, mi sembra giusto. Roberto, grazie mille, buon lavoro e grazie buon tutto. Grazie a voi.